Buongiorno, anche se in realtà qui a Strano, come pensi in tante zone del sud Italia, se non mi sbaglio anche del centro, sembrerebbe già sera con tanta pioggia che sta cadendo. Ma allora, innanzitutto, piccolo cappello introduttivo che al momento non ho visto la puntata di SmackDown, quindi vado a dirvi ciò che leggo qui dalla fonte. Vediamo, diciamo, come si dice, alla fine quello che ci si sente si fa. Comunque, l'appuntamento era una promessa ed eccoci qui. Puntata che, come vedete dall'immagine di video copertina, praticamente era attesa dal ritorno dell'architetto del Burn It Down Seth Rollins. Ma andiamo con ordine, dicendo che appunto all'apertura dello show Adam Pearce ha annunciato che al pay-per-view Elimination Chamber ci sarà un match, quindi nella gabbia, che decreterà lo sfidante di Roman Reigns, campione universale, per il pay-per-view stesso, quindi nella stessa serata. Match nella gabbia e match tra il vincitore dell'Elimination Chamber e Roman Reigns. I primi due partecipanti annunciati, quindi Jey Uso e Kevin Owens, poi King Corbin e Sami Zayn hanno battuto Rey Mysterio e Dominic Mysterio, guadagnandosi l'opportunità di entrare nella gabbia per decretare lo sfidante al campione universale. Big E ha difeso il titolo intercontinentale contro Nakamura in una sfida aperta, Open Challenge, ma il match è stato terminato per squalifica dopo l'ennesimo intervento di Apollo Crews ai danni di Big E. Seth Rollins ritorna in grande stile con la theme song, poi Burn It Down. L'architetto esordisce dicendo che la nascita della bambina l'ha cambiato. Adesso, delle nuove visioni, si ritiene il leader perfetto per far crescere tutti i giovani dello show blu. Ma le superstar attorno al ring decidono di andarsene, l'unico a rimanere Cesaro. Pochi secondi, però, anche lo svizzero, l'elvetico, se ne va, ma Seth Rollins decide di attaccarlo alle spalle mettendolo KO. Però in aiuto di Cesaro arriva Daniel Bryan con Rollins che subito dopo se la dà a gambe. Bayley ha battuto Liv Morgan in un match 1 contro 1, gli Street Profits hanno battuto Chad Gable e Otis in un match a coppie 2 contro 2. Sasha Banks e Bianca Belair hanno avuto un breve confronto perché poi c'è stata l'interruzione da parte di Nia Jax e Shayna Baszler. La campionessa Banks e la Belair, la vincitrice della rissa reale a 30 donne, hanno preso in giro le Women's Tag Team Champion mostrando i replay dell'ultima puntata di Raw. Poi c'è stata una rissa con Sasha e Bianca, che però hanno avuto la meglio. Cesaro e Daniel Bryan hanno battuto Robert Roode e Dolph Ziggler, si sono guadagnati l'opportunità di entrare quindi nella gabbia per decretare lo sfidante di Roman Reigns. Dopo il match, altra rissa, come quella in precedenza di Banks e Belair con le campionesse di coppia femminile, questa volta con Cesaro, Bryan, Jey Uso, King Corbin e Sami Zayn. Alla fine però Kevin Owens ha fatto piazza pulita rifilando stunner a tutti, tranne che a Sami Zayn, che ricordiamoci i due, anche in chiave di storia, sono stati molto amici, però a volte anche nemici, staremo a vedere. Quindi, prima di lasciarci ai saluti, a questo punto la regia un attimo che mi offre la card del pay per view Elimination Chamber 2021, che ricordiamo però
sarà preceduto dal takeover di NXT domani, nella notte tra domani e lunedì, takeover di NXT. E per questo ovviamente andate a recuperare il video sempre qui sul mio canale YouTube dedicato all'ultima puntata di NXT, dove ho dato anche dei miei punti di vista, dei miei pronostici sul takeover. Quindi per quanto riguarda Pay-Per-View Elimination Chamber, che ovviamente si terrà a San Petersburg di Florida, Tropicana Field, febbraio 21 2021, date un po' all'inglese. Match ovviamente stabiliti al momento sono il match nella gabbia per il titolo WWE: Drew McIntyre contro AJ Styles, contro Jeff Hardy, contro Randy Orton, contro Sheamus, contro The Miz. Match singolo per il titolo femminile di Raw: Asuka contro Lacey Evans con l'assistenza di Ric Flair. Bobby Lashley con l'assistenza di MVP contro Keith Lee e Matt Riddle. Match a tre per il titolo degli Stati Uniti. È notizia proprio di massimo 24 ore fa. Keith Lee e Mia Yim hanno annunciato ufficialmente il loro fidanzamento, e quindi sappiamo che in America ufficializzare il fidanzamento vuol dire quindi andare a nozze, quindi Kate e la Jim si sposeranno. Poi Kevin Owens contro Jey Uso, contro King Corbin, contro Sami Zayn, contro Cesaro, contro Daniel Bryan. Altro match nella gabbia per decretare lo sfidante che nella stessa sera andrà all'assalto del titolo universale detenuto da Roman Reigns. Quindi card che al momento vede ben 5 match, però è ovvio che con un'altra settimana di show potrebbero aggiungersi un altro, altri due, insomma, saremo a vedere. Per esempio, diciamo che potrebbe eventualmente, se ipotizziamo delle aggiunte come titoli di coppia femminili o titoli di coppia di SmackDown, quindi si potrebbe arrivare, diciamo tranquillamente, anche a 7-8 match massimo. Beh, forse 8 no, però magari 6 di show principale e 1 di pre-show. Bene, con questo è tutto. Noi ci vediamo per le prossime trasmissioni o qui su YouTube o su Facebook attraverso il profilo Nicola De Lucia, la paginetta Deluxe Television, dove comunque vi invito a recuperare la diretta che ho fatto ieri verso l'ora di pranzo, dedicata al turno di Serie A e Serie B di calcio maschile di questo fine settimana, dove, già che stiamo comunque, ricordiamo con le sfide di ieri, Bologna e Benevento 1-1 e la caduta del Monza in casa contro il Pisa per 2-0. Quindi tanti saluti, di nuovo. Diciamo, dovrei dire buongiorno, però il tempo ci fa dire quasi già buonasera. Buon fine settimana, vi saluti, alla prossima, ciao a tutti, hasta la vista, buena, ciao!